Ce ne andiamo, ma non preoccupatevi, non vi abbandoniamo. Il giorno dopo l'annuncio di Biden, il segretario di Stato americano Blinken vola a Kabul per rassicurare gli afghani, che vivono con l'incubo dei talebani. Dopo 20 anni di guerra, con decine di migliaia di morti tra civili, soldati della coalizione e guerriglieri islamici, è l'ora del ritiro che... Da una parte permette di mettere la parola fine a quella che è stata forse una delle più controverse guerre dell'ultimo secolo. Dall'altra parte lascia il paese in una situazione di estrema fragilità e di fronte al rischio di una rapida ascesa in termini di poteri delle componenti talebane. Il dialogo a Doha e a Istanbul è un dialogo molto fragile e rischia, nonostante le intenzioni, nonostante anche gli impegni assunti dalle delegazioni, di non portare i risultati attesi. Secondo l'osservatorio sulle spese militari Milex, al nostro paese la campagna afghana è costata quasi 8 miliardi e mezzo di euro e più di 50 morti. E adesso? Il paese, a 20 anni dall'avvio delle operazioni militari, potrebbe ritrovarsi in breve tempo nuovamente nell'occhio del ciclone dei combattimenti all'interno di una dimensione di scontro tra talebani e forze governative, il cui esito allo stato attuale sembra essere scontato in favore delle prime. Qui la gente ha paura. Se le truppe straniere se ne andranno, tornerà la guerra civile, mentre noi vogliamo vivere in pace, dice Bilal, studente di Kabul.